Quando un palazzo viene costruito, di solito rimane in piedi. I progettisti si impegnano soprattutto a fare in modo che l'edificio duri il più a lungo possibile. Ma c'è un tipo di struttura molto particolare che viene costruita e poi smantellata alla velocità della luce. C'è un intero ramo dell'architettura che si occupa di strutture temporanee di grande effetto e con funzioni particolari. Alle Olimpiadi di Pechino dovranno avere un basso impatto ambientale. Ma mentre molti impianti sono già in costruzione da anni, questi progetti dovranno essere completati in soli 3 mesi, seguendo una tabella di marcia molto serrata e in continuo cambiamento.